cadute delle pietre. Buongiorno, mi trovo a Fara San Martino, sono circa le 7 del mattino e sono qui con la speranza di avvistare qualche camoscio. Quelle che sto per attraversare adesso sono le gole di San Martino, in cui nel punto più stretto si possono toccare entrambe le pareti. Guardate un po' dove sto, di qua e di qua. L'unica volta che ho visto un camoscio qui è stato un mesetto fa, proprio dove ho parcheggiato la macchina, quindi magari non è necessario fare tutta questa strada per vederli. Intanto io ho preparato la fotocamera più grande per tenerla a portata di mano nel caso avvisti qualcosa, ma secondo me al momento c'è poco da avvistare. Ce n'è uno davanti a me, porca miseria, mi sa che è scappato. Pensavo che rimaneva fermo lì tranquillo, invece come cercavo di inquadrarlo, poi non l'ho visto più. Sassi che si muovevano. L'ho visto e sembra non mi sta guardando. Porca miseria, se mi scappa pure questo mi incaglio.
Ho sentito un altro rumore da quest'altro lato. Secondo me ce n'è un altro. Sì, è il secondo. E credo che sia quello di prima. Perché esattamente più o meno è dove l'avevo visto. Adesso riprendiamo anche lui. Sono cadute delle pietre, non so se sono cadute per qualche animale o se c'è stata una piccola frana. Non so se vi è arrivato il rumore. Il camoscio però è rimasto tranquillo, proprio non gliene è fregato niente. Allora, c'è stato un piccolo smottamento di pietre che è venuto giù da lì. Credo sia stata una piccola frana, qualcosa. Non ho visto animali che camminavano lì. Ma la cosa curiosa è che il camoscio è a pochi metri da quel punto e non ha fatto una piega. Eccolo lì. Io ho lasciato i camusci alle mie spalle, proseguo ancora un po' qui lungo il sentiero. Vediamo se riesco a vederne un altro e poi probabilmente ritornerò a casa.